Le patologie degenerative a carico della colonna vertebrale sono la principale causa di dolore cronico e deficit funzionale. La stenosi lombare è principalmente correlata all'invecchiamento, ma può essere dovuta anche ad un'ernia discale, ad una spondilolistesi lombare o ad una malformazione congenita della colonna vertebrale. La stenosi è caratterizzata da forte dolore alla zona lombare della schiena. Dolore e intorpidimento o formicolio lungo i glutei e le gambe, e nei casi più gravi da piede cadente. Quando l'approccio conservativo, farmacologico, infiltrativo e riabilitativo non sono efficaci, è necessario ricorrere alla chirurgia. Oggi, quando le condizioni sono favorevoli, è possibile intervenire con una operazione di artrodesi mini-invasiva, che prevede l'utilizzo del dispositivo EVO al posto delle tradizionali viti e barre. Con questa metodica, il chirurgo può ripristinare rapidamente il corretto spazio tra le vertebre, senza perdite ematiche e lesioni muscolari. Il paziente potrà tornare rapidamente alla propria routine quotidiana.